Alzata quella palla per Paolo Agono che attacca tutto, braccio l'Italia! L'Italia! L'Italia in finale come nel 2002! Battiamo la Cina ancora una volta, l'Italia in finale. L'Ital Volley femminile ce l'ha fatta, ha conquistato la finale del mondiale battendo la Cina in una partita al Cardio Palma, imponendosi senza fatica nel tie break per 17-15, dopo aver subito però il ritorno delle cinesi nel quarto, perdendolo per 31-29, dopo aver buttato alle ortiche anche due match point. Ma i patemi d'animo non sono venuti solo al coach Mazzanti, ma a tutti i tifosi, compresi quelli che hanno affollato questa mattina alle 9 il palazzetto dello sport di Marotta, dove l'amministrazione comunale ha allestito il maxi schermo, aspettando assieme ad alcune classi delle scuole comunali il fischietto d'inizio del match. Sì, è stato, diciamo, abbiamo voluto organizzare questo maxi schermo che abbiamo installato proprio qui al palazzetto dello sport, dove il nostro concittadino marottese Davide Mazzanti ha iniziato la sua carriera nel mondo della pallavolo. È un piccolo gesto però significativo per far vedere a Davide la vicinanza, l'affetto, la stima, il sostegno da parte di tutta la città in questa sua avventura. Tra le gradinate anche compagni di giochi e di sport di Davide Mazzanti, che hanno iniziato a giocare assieme a lui proprio in questo palazzetto. Abbiamo giocato diversi anni, abbiamo condiviso un sacco di esperienze. Già, Davide era già un allenatore già quando giocava. Sì, aveva le stimmate dell'allenatore, era un predestinato, diciamo. È un palazzetto carico di tifosi che spinge all'unisono le azzurre come se giocassero in casa, come se potessero sentire le urla di incitamento di grandi e piccini radunati qui dall'evento e dall'affetto dell'allenatore, l'amore anche per i colori azzurri. Dopo il primo set vittorioso per le ragazze di Mazzanti, il video saluto di Davide che rimbomba sul campo, ringraziando tutti per il gentil pensiero, facendo capire però quanto sia importante per lui sentire il calore di casa anche a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Ricomincia la partita e le aspettative così della vigilia incominciano a concretizzarsi tra urla di gioie e mugugni per i punti mancati e le incitazioni durante il time di Mazzanti alle giocatrici. Un clima che conosce bene anche uno che è stato al suo posto e confida soprattutto nella tenuta mentale delle azzurre per un bel risultato. Dal punto di vista della preparazione della gara sono sicuro che Davide e il suo staff hanno fatto di tutto e il meglio, quindi sono abbastanza tranquillo. L'emotività giocherà il ruolo decisivo. Dal punto di vista mentale Davide e il suo staff hanno fatto un lavoro eccezionale con questa squadra, quindi sono fiducioso. Italia in finale dopo una marea di anni. L'Italia si va a giocare l'oro domani contro la Serbia.